la gente reclama per questo, dice guarda, che un perso. Casino, un casino. Ha detto il vigile in pensione, me l'ha detto, ma che casino ha fatto il Sassuolo? Allora, prendiamoci del tempo, vediamo come funziona. Ma che funziona, ha detto, che là ci sta dice, un divieto, là un casino, vigile non si sa dove da passare. Volete avere la pazienza di visionare e di vedere come funziona? Sì, ma si vede già adesso, cioè adesso basta guardare lì, che perfetto. Succede lì adesso? Lì si blocca, perché? Perché le spiego subito, guarda, allora le macchine che scendono sopra non girano più di qua, vanno dritte loro. Le macchine che girano qua non girano più qua, non vanno dritte loro. Vanno tutte lì. Però che viene da Giulianova, una strada trafficata come questa non si può girare più. E domanda, perché agli abitanti non è andata bene una protesta continua? Questi vogliono raccogliere le firme. Raccogliono le firme, però io devo vederlo sul campo. Io, ragazzi, la sicurezza. Sul campo si vede già oggi. Robert è il titolare del bar qui all'incrocio di Via Po, Via Pannella, Via Flaiani, commercianti arrabbiati per questa nuova riorganizzazione del traffico, quali sono le vostre perplessità? Le perplessità sono prima di tutto il fatto che non si può svoltare a Via Pannella da Giulianova e quindi secondo me ci sarà una limitazione del traffico che ci comporterà dei danni alle attività commerciali. E il secondo, io non sono neanche convinto sulla tutela del pedone, perché secondo me non essendoci più il semaforo, che è l'unico momento in cui il pedone è sicuro di passare, con la rotonda secondo me senza semaforo verde non è più sicuro il pedone, quindi ho dei dubbi pure su questo. L'assessore Franco Fracassa ha subito risposto alla chiamata ed è venuto qui per spiegare, dare spiegazioni sia ai commercianti che ai residenti della zona, viste le loro perplessità. Sì, beh, è il mio compito, sono qui per questo, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Sono qui per parlare con loro, per spiegare la bontà di quello che si sta realizzando, per spiegare la protezione che si vuol dare ai pedoni e soprattutto per spiegare loro che non avendo i semafori spenti noi riduciamo anche lo smog, riduciamo anche l'aria, rendiamo migliore l'aria che respirano. Poi la perplessità di dire io guadagno di meno perché io aspetterei innanzitutto, perché bisogna aspettare almeno qualche mese come mi sono ripromesso, per vedere se tutto funziona bene, ma mi auguro che anche le loro attività ne beneficiano.